Giuseppe, sei gare lontano dal campo, lontano dal Teramo, ma finalmente adesso sei pronto per tornare. Sì, finalmente sono pronto per tornare e dare una mano alla squadra. Queste 6 partite vissute così un po' lontano dal campo sono state un po' sofferte, però sono stato molto contento dei risultati che hanno ottenuto i miei compagni di squadra, perché comunque sono stati risultati importanti. Sabato abbiamo reagito in modo giusto e adesso abbiamo questo scontro diretto sabato a Gubbio. Niente, faremo il massimo per portare a casa i 3 punti. Probabilmente non sarai titolare perché magari ti manca un po' il ritmo partita, però sarai pronto a subentrare a dare la tua mano. Sì, sono pronto a subentrare a dare il massimo alla squadra e non so neanche se può darsi anche che il mister mi faccia partire titolare, non lo so, però sicuramente il fiato per 90 minuti non ce l'ho. E vediamo, intanto mi alleno questa settimana e vediamo come va mano a mano, giorno dopo giorno. Hai visto una squadra che contro la Triestina si è presa 3 punti importanti in ottica salvezza, adesso sarà a maggior ragione ancora più importante confermare quanto visto contro la Triestina anche sabato a Gubbio. Certo, sicuramente dobbiamo archiviare già la vittoria di domenica contro la Triestina e pensare subito a sabato, perché comunque sabato è un'altra partita è un'altra battaglia e noi dobbiamo portare a casa assolutamente i 3 punti per cercare di distaccarci dalla zona bassa. Si è parlato tanto della scarsa capacità finora degli attaccanti del Teramo di segnare, ovviamente i tifosi aspettano anche che anche tu possa incidere per l'appunto in avanti. Ma spero di rientrare e fare qualche gol, quelli comunque, come si dice, quelli gli ultimi saranno sempre quelli più che si ricordano gli altri, no? Cioè, quegli ultimi gol che fai se li ricorda, quindi spero di dare una grossa mano in fase di finalizzazione alla squadra e vediamo, e comunque darò sempre il massimo e mi impegnerò per cercare anche di fare questi gol.